Ciao ragazzi, bentornati a questo quarto episodio dedicato ai livelli forma. Oggi proseguiamo l'esplorazione del nostro menu Aggiungi e andremo a vedere la quarta sezione che avevamo tralasciato. Innanzitutto per l'occasione ho già creato una composizione Full HD 1920x1080 e al suo interno sono già andato a inserire delle forme predefinite, un'ellisse, una stella e un poligono. Ora, andando sul nostro menu Aggiungi, cliccando sul pulsantino, andiamo a vedere la prima voce, ovvero l'unisci tracciati. Che cosa ci permette di fare questa proprietà? Ci permetterà di combinare delle forme anche differenti tra loro e potremo unirle, sottrarle e intersecarle. Per cui per inserirla ci basterà andarla a cliccare. Attenzione di non aver selezionato un gruppo, in questo caso il poligono, vedete che è selezionato. Perché? Nel caso in cui dovesse andare ad aggiungere questa proprietà verrebbe inserita al suo interno per cui non andrebbe a sortire nessun tipo di effetto per cui faccio un passo indietro con il nostro CTRL Z e a questo punto o seleziono la voce contenuto o livello forma oppure clicco fuori e deseleziono tutto e poi vado ad aprire il mio menu e clicco su Unisci tracciati. Ora questa proprietà si è andata a inserire in lista sotto tutte le altre e contemporaneamente potete vedere che si è aggiunta anche una proprietà della traccia e una di riempimento. Apparentemente nel monitor non è successo nulla, per cui andiamo a vedere che cosa contiene la proprietà unisci tracciato. Andiamo a cliccare sulla freccetta per vedere il suo contenuto e vediamo che l'unico parametro è quello della modalità gestibile attraverso questo menu a tendina che di default quando noi l'andiamo a inserire all'interno della nostra timeline si trova su aggiungi. Ora come vi dicevo sembra non sia successo nulla ma la modalità aggiungi ci permetterà di andare a fondere le forme qualora esse verranno sovrapposte. Per cui se ora vado a prendere la mia ellisse e la porto sopra la stella e vado a prendere il mio poligono e lo porto qua sopra le altre. Ora io avrò creato un'unica forma data appunto da questa modalità. Aggiungi. Ora capiamo anche il motivo per cui abbiamo una traccia e un riempimento. Perché queste due proprietà adesso andranno a gestire sempre il risultato della proprietà unisci tracciati. Per cui da qua possiamo andare a cambiare il colore della traccia, la dimensione e questa avrà effetto sulla nuova forma che è costituita dalla fusione delle nostre tre, ovvero quelle che si trovano al di sopra della proprietà unisci tracciati, perché anche in questo caso essendo una proprietà questa andrà a influenzare tutti i tracciati che si trovano sopra di esso. Bene, andiamo a vedere un'altra modalità, quindi apro. Il contenitore unisci tracciati e andiamo a mettere la modalità sottrai. Cerchiamo di capire che cosa è successo. Innanzitutto spostiamo le nostre forme, prendo la mia ellisse e la riporto qui. Ora abbiamo le nostre due forme che vedete che in questo momento sono completamente trasparenti, vediamo solamente il loro tracciato. Ora quando noi andiamo a utilizzare la modalità sottrai, questa funzionerà nel momento in cui la prima forma che si trova in lista, ovvero l'ellisse, gli verrà sottratta una parte della sua superficie in base alla sovrapposizione delle forme che si trovano sotto di essa. Per cui se ora prendo la mia stella e la porto sopra l'ellisse, vedete che lo spazio che andrà a occupare il nostro, la nostra stella sarà anche la porzione che verrà sottratta dalla prima forma. Per cui la prima forma meno la seconda otterremo esattamente questo tipo di risultato. Posso andare a prendere adesso anche il mio poligono e fare la stessa cosa. Anche questo influirà sempre sulla prima forma. Per cui posso andarla a inserire in un punto della prima forma, come in questo caso. E come potete vedere... Una parte della superficie dell'ellisse è stata sottratta da una delle forme che si trova sotto di essa. Bene, facciamo un passo indietro con il nostro CTRL-Z, andiamo a cambiare la modalità da Sottrai, andiamo a Interseca. Ora, come potete vedere, le nostre tre forme sono completamente invisibili, vediamo solamente il tracciato. La modalità Interseca, lo dice anche la parola, permetterà di visualizzare una nuova forma data... Dall'intersezione di tutte le nostre forme. Infatti, se io dovessi andare a prendere ora solamente la mia stella e portarla sopra l'ellisse, vedete che non è successo assolutamente nulla. Questo perché la modalità interseca funziona solo nel momento in cui tutte le forme al di sopra dell'unisci tracciato saranno sovrapposte. Per cui, ora andando a prendere il poligono e andarlo a sovrapporre nel punto in cui già. Si trovano le nostre due forme. Verrà generato un riempimento e un tratto. Vedete, nel punto in cui le nostre tre forme si vanno a intersecare, verrà generata una nuova forma. Anche queste gestibili con la loro traccia e il loro riempimento, dalle due proprietà sotto quelle dell'Unisci tracciato. Facciamo un passo indietro con il Ctrl Z e andiamo nella modalità escludi intersezioni. Questo è un po' l'opposto dell'interseca, con l'unica differenza che questa volta l'esclusione dell'intersezione è data anche da solamente due forme e non per forza da tutte quelle che si trovano sopra, per cui mi basterà prendere in questo caso eh, la nostra stella e portarla sopra l'ellisse. Ora la porzione dell'intersezione tra le due forme verrà sottratta, quindi verrà completamente bucata. Infatti, se attiviamo la nostra griglia di trasparenza vedete che è completamente bucata e posso muoverla proprio per vedere il punto in cui verrà esclusa l'intersezione tra le due forme. Ciononostante posso utilizzare sempre la nostra terza forma, tutte quelle che abbiamo, per andare a creare un'intersezione, ma solo sempre tra due forme. Per cui se la porto e vado a creare un'intersezione con la stella. Mi verrà bucata la, la porzione tra la stella e il poligono. Se la porto sopra l'ellisse, mi andrà a forare l'intersezione tra l'ellisse e il poligono. Ma se la dovessi portare sopra tutte e tre le forme, allora vedete che automaticamente non sortirà nessun effetto e ci sarà un riempimento normalissimo. E l'intersezione sarà solamente nel punto in cui ci sono solamente due forme sovrapposte. Bene, andiamo a vedere l'ultima modalità che è quella dell'Unisci. Questa modalità fondamentalmente è molto simile all'Aggiungi. Ci permetterà di andare a fondere le nostre tre forme con l'unica differenza che questa volta saranno visibili i singoli tratti delle nostre forme anche se diventeranno un'unica forma. Quindi, questa modalità Unisci ci permetterà di unire le forme ma mantenere. Il, il nostro tratto che delimita le singole forme. Bene, mi raccomando, ricordate sempre che queste proprietà influiranno sulle proprietà o i gruppi che si trovano sopra di esso. Bene, andiamo a cancellare ora l'unisci tracciati con le sue proprietà e andiamo a vedere una nuova modalità. La seconda proprietà che troviamo nella quarta sezione del menu aggiungi è lo sposta tracciati. Questa proprietà ci permetterà di andare a espandere o ridurre le nostre forme. Innanzitutto, prima di andarlo a inserire, vi voglio far notare una cosa. Selezioniamo sempre il contenuto per far sì che questa proprietà venga aggiunta in lista sotto le nostre forme. Dopodiché, se fate caso, il tracciato che eh, identifica le nostre forme in questo momento si trova esattamente a metà della nostra traccia, cioè in mezzo. Nel momento che noi andiamo ad aggiungere la proprietà sposta tracciati, vedete che eh, è già successo qualcosa, cioè la nostra forma si è già espansa. Questo perché se noi andiamo ad aprire ora il, la proprietà sposta tracciati, al suo interno troviamo dei parametri. E il fatto che ora il tracciato non sia più in mezzo al nostro tratto è perché la prima, il primo parametro quantità si trova a 10 pixel. Se riportassi questo valore a 0, la nostra linea del tracciato tornerebbe esattamente in mezzo alla nostra traccia. Questo valore di quantità ci permetterà appunto di espandere o ridurre le nostre forme. Poi abbiamo un, un altro parametro che sono gli spigoli, che abbiamo già visto in altre proprietà, e abbiamo la possibilità di passare da un angolo vivo attraverso questo menu a tendina, ha un angolo arrotondato, ovviamente aumentiamo un pochino più le dimensioni, e da un angolo arrotondato a un angolo smussato, quindi tagliato. La proprietà invece che vediamo qua sotto del limite angolo ci permetterà di decidere la quantità di spigolo dei nostri angoli. Bene, sposta tracciati è tutto qua, per cui lo possiamo andare a cancellare e andiamo a vedere un'altra forma. Clicchiamo sul nostro menu, e andiamo su piega e rigonfiamento. Questa proprietà ha un unico valore, che ci permetterà di creare delle semplici deformazioni. Infatti, vedete che una volta inserita, le nostre forme già hanno assunto una deformazione abbastanza curvilinea. La proprietà, infatti, si trova già a 10 pixel. Per cui, modificando questo parametro, andremo a creare delle forme particolari. Ovviamente ricordatevi sempre che tutte queste proprietà le possiamo animare nel tempo, perché tutte quelle proprietà che hanno il nostro orologio di fianco hanno la possibilità di essere animate e visto che ci siamo vi faccio anche un esempio. Riportiamo le proprietà a 0, quindi abbiamo la nostra stella, al tempo 0 accendo l'orologio della quantità, poi a un secondo porto questa quantità a meno... 100 più o meno così, a 2 secondi la porto a più 100 così e a 3 secondi la riporto a 0. Riduco la mia area di lavoro e ora se mando in riproduzione Vedete che abbiamo creato un'animazione utilizzando la piega e il rigonfiamento. Bene ragazzi, proseguiamo con un'altra proprietà. Per questo esempio e questa proprietà in particolare, andiamo a creare da zero un nuovo livello forma con una forma eh, realizzata con le singole proprietà dal menu Aggiungi. Per cui nella nostra timeline, col tasto destro andiamo su Nuovo, Livello forma. Ora il suo contenuto è vuoto, per cui utilizziamo il nostro menu per andare ad aggiungere un tracciato a forma di stella, poi nuovamente un riempimento e ancora un tratto. Ora le nostre tre proprietà che hanno generato questa stella le andiamo a raggruppare per far sì di avere anche una proprietà di trasformazione che andrà a gestire la nostra forma. Per cui una volta selezionate CTRL G, e andiamo a creare il nostro gruppo e col tasto invio lo rinominiamo stella. E diamo invio. Ora abbiamo realizzato a tutti gli effetti una stella come se fosse stata creata da una delle forme predefinite. Bene, andiamo a vedere appunto questa nuova proprietà chiamata ripetitore che si trova esattamente qui. Ora prima di andarla a inserire... Facciamo attenzione di non aver selezionato nulla, perché questa proprietà sarà importante sapere se il suo funzionamento avverrà al di fuori di un gruppo o all'interno, perché questo andrà a determinare il funzionamento di quello che farà. Innanzitutto il ripetitore è una proprietà che ci permetterà di duplicare la nostra forma e andare poi a riposizionare le copie. O ridistribuirle in un modo davvero particolare e questo grazie alle sue proprietà di trasformazione per cui cliccando su contenuto o livello forma andiamo ad aggiungere la proprietà ripetitore che si andrà ad aggiungere in lista sotto la nostra forma come possiamo vedere la prima cosa che è successa nel monitor è che ora le nostre stelle sono tre innanzitutto gli cambiamo il riempimento le facciamo bianche e gli mettiamo un tratto rosso in modo che le contrastiamo un pochino meglio. Come vi dicevo nel monitor ora abbiamo tre stelle. Andiamo ad aprire quindi la proprietà per vedere tutti i parametri che ci sono allo, al suo interno. La prima voce è quella delle copie e il valore 3 ci suggerisce che questa proprietà, questo numero, ci permetterà di aumentare o diminuire le copie delle nostre stelle. Il secondo valore è quello dello scostamento ci permetterà di spostare in negativo verso sinistra tutte le nostre copie e in positivo verso destra tutte le nostre copie. Tutte comunque mantenendo invariato il nostro tracciato originale della stella con cui sono state generate le copie. E come potete vedere questo scostamento avviene solamente sull'asse x, quindi sull'asse orizzontale. Non ho un parametro che mi permetta di spostarle sull'asse verticale. Bene, riportiamo questo valore a zero e andiamo a vedere il valore del composito che è gestito da questo menu a tendina che ha al suo interno ha solamente due valori, il sotto e il sopra. Il pallino ci indica che in questo momento è attiva la voce sotto e se andiamo a fare uno zoom delle nostre stelle ci possiamo accorgere che Tutte le copie, una dopo l'altra, sono esattamente posizionate a partire dall'originale, dall una sotto l'altra. Ovvero ogni copia si trova sotto alla sua precedente. E questo è dato proprio dal valore del composito. Se noi lo andiamo a modificare in sopra, ora tutte le stelle a partire dall'originale saranno una sopra l'altra in riferimento a quella precedente. Quindi una copia sopra alla sua precedente. Bene, rimettiamolo sotto e ora andiamo a vedere le sue proprietà di trasformazione e vi faccio notare una cosa davvero interessante che in questo momento all'interno del nostro livello forma abbiamo ben tre proprietà di trasformazione. Andiamole a vedere e a capire come eh, vanno a gestire ora tutto il nostro contenuto. Innanzitutto abbiamo la prima proprietà di trasformazione che è quella che andrà a gestire il livello forma e quindi andrà a gestire tutto il contenuto del livello forma. Dopodiché abbiamo la nostra forma stella che essendo un gruppo al suo interno ha una proprietà di trasformazione. Queste proprietà andano, andranno a interagire sulla nostra stella originale, ovvero quella che è stata creata qui al centro. E poi abbiamo le proprietà di trasformazione che si trovano all'interno del ripetitore e queste proprietà andranno a interagire su tutte le copie. Bene, apriamo le proprietà di trasformazione e innanzitutto facciamo una cosa, andiamo a ridimensionare le nostre stelle e le andiamo anche a spostare. E siccome che tutto questo contenuto che noi abbiamo in questo momento è stato generato, da una proprietà che va a duplicare una forma per far sì che tutte le nostre forme eh, si riducano e si spostano allo stesso modo, dovremo andare a interagire sulla nostra stella originale. Per cui andremo all'interno della stella, dentro le sue proprietà di trasformazione e andando a modificare i parametri di posizione sull'asse X e sull'asse Y, le andiamo a riposizionare. Dopodiché andiamo nel valore della scala e le andiamo a diminuire, le portiamo a un 45%. Bene, chiudiamo adesso il nostro, la nostra forma stella, torniamo sulle proprietà del ripetitore, quindi sulle sue proprietà di trasformazione e andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Tralasciamo per un attimo il punto di ancoraggio e andiamo alla posizione. Ora il motivo per cui le nostre stelle che vediamo qua, sono state eh, create su un asse orizzontale è perché una volta inserito la proprietà di, del ripetitore il suo parametro di posizione parte da un valore di 100 pixel Questa, questo valore di posizione non andrà a spostare il nostro risultato che vediamo qua ottenuto dalla nostra forma stella più ripetitore ma a questo valore andrà a determinare la distanza che c'è tra una copia e l'altra. Infatti 100 pixel sono la distanza che c'è tra una stella e l'altra. E se io adesso vado ad aumentare questo valore di posizione, non farò altro che andare ad aumentare la distanza in pixel da una stella a un'altra. E se vado a ridurle, vedete che le vado a raggruppare. E se dovessi andare a portare adesso questo valore? a 0 notate che ora tutte le nostre copie che in questo momento sono 6 si trovano esattamente tutte sotto la stella originale perché abbiamo il valore del composito e comunque sono tutte della stessa dimensione e tutte nella stessa posizione riportiamo la nostra forma ora andiamo ad aumentare un attimo le nostre copie e portiamole a 15 Ovviamente ora non vediamo nulla perché sono esattamente tutte sotto l'originale. Ma se questa volta io vado a modificare il valore della scala, che come ben sappiamo parte sempre da un 100% di dimensione perché è la percentuale con cui una forma viene creata, e nel momento in cui io vado a diminuire questo valore, guardate che cosa succede. Tutte le nostre stelle adesso si stanno andando a ridimensionare verso il punto di ancoraggio. Il punto di ancoraggio nel momento che noi andiamo a inserire la proprietà del ripetitore sotto la stella, il punto di ancoraggio sarà quello del centro della composizione. E il motivo per cui tutte queste stelle si stanno... Uh, scalando in maniera progressiva è perché il ripetitore funziona esattamente sulle copie. Significa ora che il valore di scala si sta applicando una dopo l'altra su ogni copia. Vuol dire che la copia originale, che è, è al 100%, avrà generato con il ripetitore una copia che sarà in questo caso l'85% della prima. La terza sarà l'85% della seconda, la quarta sarà l'85% della terza e così via. E la direzione che hanno preso in questo momento è esattamente il nostro punto di ancoraggio che si trova al centro della composizione. Se ora questo valore io lo vado a ridurre a 0, è ovvio che una scala pari a 0 significa praticamente una, una forma inesistente perché non ha dimensione ma se io questo valore lo porto sopra il valore di 100 originale e lo porto oltre vedete che ora le mie stelle si stanno andando a spostare dalla parte opposta verso il punto di ancoraggio quindi dall'opposto del centro quindi si andranno ad allontanare se diminuisco il valore da 100 a 0 queste stelle si avvicineranno al punto di ancoraggio. Se io aumento il valore da 100 in su, queste stelle si allontaneranno dal punto di ancoraggio. Ora vi voglio far notare anche una cosa particolare, che verrebbe da pensare che nel momento in cui io vado a spostare questo punto di ancoraggio, le stelle mi vengono dietro. Ma non è così. Perché se io vado a prendere adesso lo strumento sposta punto di ancoraggio e vado a prendere il punto di ancoraggio del nostro livello forma e lo porto qua, vedete che le nostre stelle non, sono, non si sono spostate. E se dovessi andarle a modificare, vedete che loro continuano a mantenere come riferimento il centro della nostra composizione. Questo perché se volessi cambiare il punto di ancoraggio, devo andare a interagire sul parametro punto di ancoraggio all'interno delle proprietà di trasformazione del ripetitore. E a questo punto se volessi che le stelle andassero come riferimento al punto di ancoraggio del nostro livello, dovrei andarle a spostare sull'asse x e sull'asse y. Allora a questo punto con questo parametro del punto di ancoraggio sono andato a modificare la direzione delle nostre stelle. Bene, facciamo un attimo un passo indietro, ritorniamo con il nostro punto di ancoraggio al centro e vi faccio vedere una differenza davvero sostanziale, perché se noi inseriamo il ripetitore fuori da una forma, il punto di ancoraggio sarà al centro della composizione. Ma cosa succede se io dovessi portare il mio ripetitore all'interno del gruppo della stella? Innanzitutto riportiamo il valore della scala a 100 e quindi. Si riposizioneranno esattamente con la stessa dimensione e col fatto che il valore della distanza tra una copia e l'altra è a zero, si troveranno tutte sotto la stella originale. Ora prendiamo il nostro, il nostro parametro del ripetitore e lo trascino all'interno della stella. Vedete, che una volta che lo trascino, appare il più di fianco al mio cursore e si colora anche di grigio il gruppo della stella. Rilascio il mio mouse. Ora guardate nella timeline la nostra stella è stata selezionata e ora vediamo che il punto di ancoraggio si trova al centro della forma. E se apriamo ora il contenitore stella, oltre a tutti i vari parametri abbiamo anche il nostro ripetitore. E ora se noi andiamo a modificare le proprietà di trasformazione del ripetitore, attenzione perché in questo momento c'è aperto... Eh, le proprietà della stella, ma a noi questo non interessa, noi interessano le proprietà del ripetitore, quindi apriamo il ripetitore, apriamo le sue proprietà e se adesso andiamo a modificare il valore della scala col punto di ancoraggio al centro, tutte le 15 copie si scaleranno partendo dal centro della copia originale, per cui aumentando otterremo questo tipo di effetto, diminuendolo otterremo ovviamente un effetto che non sarà visibile perché saranno tutte dietro l'originale per cui si rimpiccioliranno e non le possiamo vedere giustamente. Questo tipo di effetto ci permette di andare a modificare in questo caso anche eh, quello che riguarda la nostra traccia e quindi possiamo decidere di andare ad aumentare o diminuire la nostra traccia in questo modo e possiamo andare anche a cambiare il colore. Per cui otterremo un, un effetto davvero interessante con tutte queste nostre stelle. Bene, facciamo un passo indietro con il Ctrl Z, torniamo alle nostre stelle rosse e abbiamo visto appunto la scala. Ora tiriamo fuori il nostro ripetitore dal gruppo della stella, per cui lo possiamo tirare fuori, ma se prendete questa proprietà e la trascinate verso il basso, vedete che non ve la fa aggiungere. Per fare questo vi basterà portarla sopra la stella, rilasciarla e ora ovviamente bisognerà prendere la stella e portarla sopra il ripetitore per far sì che questo abbia effetto su tutto quello che si trova sopra. Ora riportiamo la nostra scala all'interno delle proprietà di trasformazione a 100 e ora con tutte le nostre stelle, con tutte le nostre 15 copie sotto all'originale, andiamo a modificare il valore di rotazione e ora considerando che la proprietà si trova sotto la stella e quindi fuori prenderà come riferimento il punto di ancoraggio della nostra composizione per cui ora il valore di rotazione andrà a determinare una gradazione che creerà una circonferenza attorno al punto di ancoraggio e vedete che siamo andati a creare adesso un, un effetto con le nostre 15 stelle attorno al punto di ancoraggio. Ma come potete vedere, ora per andarle a posizionare in maniera equidistante l'una dall'altra dovremo fare molta attenzione e trovare la gradazione giusta che determinerà la distanza tra una stella e l'altra. Possiamo provare ad andare ad occhio, ma diventa un lavoro piuttosto certosino. Per cui per risolvere questo tipo di situazione ci facciamo aiutare dalla matematica e da After Effects. Infatti nel parametro di rotazione, ovvero quello dei gradi, cliccando una volta sappiamo che ci si apre questo box. Questa casella ci permetterà di andare a inserire un calcolo matematico, ovvero andare a inserire la circonferenza in gradi, quindi in questo caso il cerchio sono 360 gradi, quindi scriviamo 360. Diviso il numero delle stelle che sono 15, quindi fratto 15 le nostre stelle, e dando invio automaticamente After Effects andrà a generare la gradazione corretta per far sì che tutte le 15 stelle siano ridistribuite in maniera equidistante l'una dall'altra. Vedete infatti che ora 24 ⁇ sono la distanza tra una e l'altra per permettere che tutte le nostre stelle siano eh, posizionate in maniera corretta con una distanza identica l'una dall'altra ovviamente questo parametro essendo animabile ci permette di fare anche una cosa davvero interessante vi faccio vedere se noi ci portiamo al tempo 2 e accendiamo l'orologio della rotazione e poi andiamo al tempo 0 e portiamo i gradi a 0 ovviamente ora tutte le nostre stelle sono nuovamente sotto quella originale e se io ora mando in riproduzione Avremo una animazione delle nostre stelle che si vanno a ridistribuire in maniera circolare attorno al punto di ancoraggio. E questo è davvero molto carino perché ci permette di, di creare tutta una serie di effetti. Bene, i due valori che invece rimangono qua sotto, l'opacità iniziale e l'opacità finale, che ovviamente si trovano già a un valore massimo, per cui la visibilità dall'inizio e alla fine. Completa ci permetterà di andare a rendere in maniera trasparente la, in maniera graduale dalla prima stella verso l'ultima con il parametro opacità iniziale. Quindi, se io abbasso questo valore e lo porto a 0, vedete ora che la prima stella è completamente invisibile e poi man mano che la progressione delle mie stelle aumenta, queste acquisiranno un'opacità sempre maggiore fino ad arrivare all'ultima che sarà opaca al 100%, quindi con la sua colorazione originale. La riportiamo a 100 e il valore opacità finale farà esattamente lo stesso ma in maniera contraria, quindi partirà questa sorta di sfumatura a partire dall'ultima stella in questo modo. Ora la particolarità di questa di questa proprietà del ripetitore è che non ci impedisce di poter andare a duplicare già un risultato duplicato. <ride> Ovvero, in questo momento, noi abbiamo duplicato la stella che è una forma singola, l'abbiamo duplicata 15 volte. Ora, se io vado ad aggiungere un'altra proprietà di ripetitore sotto la stella e il ripetitore, guardate che cosa succede. Quindi è ripetitore. Ora appare ripetitore 2. Ovviamente, questo ripetitore cosa farà? Andrà a influire sul risultato della stella del ripetitore 1. E in questo momento vedete che ha duplicato per tre volte il risultato ottenuto la stella e il ripetitore 1. Se noi apriamo il ripetitore 2, vediamo che le copie ora sono 3. Motivo per cui ora abbiamo tre copie del risultato della somma della stella del ripetitore 1. E ovviamente possiamo aumentare questo valore per creare degli effetti particolari. Ma la cosa ancora più interessante che possiamo fare è innanzitutto andare all'interno delle proprietà di trasformazione del ripetitore 2, azzerare la distanza tra le stelle, quindi portarla a 0 e fare in modo che ora anche la duplicazione del risultato della stella del ripetitore 1 si trovi esattamente sotto le sue originali. E se adesso andiamo a lavorare sulla scala, considerando che il punto di ancoraggio si trova al centro, riusciamo a ottenere degli effetti davvero interessanti. Quindi riusciamo a ottenere degli effetti particolari che possiamo animare perché abbiamo la possibilità attraverso l'orologio di creare delle animazioni nel tempo. Ovviamente stiamo lavorando su un parametro della scala, ma nulla mi vieta di andare a modificare contemporaneamente anche magari la rotazione. E quindi modificando e andando a interagire su questi parametri, siamo in grado di andare a ottenere delle forme davvero, davvero particolari. E qui il, il limite è solamente la nostra immaginazione, che ci permetterà di creare delle cose davvero interessanti. Bene, ora abbiamo visto che possiamo aggiungere anche più ripetitori su una forma. Ma cosa succede invece quando abbiamo più forme con un ripetitore? Bene, andiamo a fare questo esempio. Cancelliamo tutto, quindi cancello il livello forma e andiamo questa volta a prendere le nostre forme predefinite. Quindi prendiamo un rettangolo e lo mettiamo qui. Poi andiamo a prendere una ellisse e la mettiamo qui. Poi andiamo a prendere una stella e la andiamo a mettere qui. Così. Bene, abbiamo le nostre tre forme. Ora facendo attenzione di non andare a selezionare nessuno dei contenitori, clicchiamo su contenuto o livello forma oppure fuori nella timeline e quindi deselezioniamo il tutto, andiamo nel nostro menu aggiungi e aggiungiamo il ripetitore. Ora come sappiamo queste proprietà influiscono su tutti i contenitori e su tutti i tracciati che si trovano sopra di esso. E infatti ora tutte e tre le forme sono state replicate per tre volte, perché il ripetitore di base ha tre copie. Ma se io ora volessi eh, fare in modo che il ripetitore 1 andasse a interagire solamente sulla stella e non sulle altre due forme, la cosa più semplice da fare è quella di prendere il ripetitore e portarlo sotto il poligono stella. In questo modo la proprietà del ripetitore influenzerà solo la forma che è sopra di esso e quindi le stelle in questo caso il punto di ancoraggio essendo una proprietà fuori dal gruppo della stella sarà il centro della composizione e per assicurarci di questo andiamo innanzitutto ad azzerare la posizione per fare in modo che il punto di ancoraggio sia identico per tutte e se andiamo a modificare il valore della scala vedete che appunto il punto di ancoraggio aumentiamo magari anche un po' di copie il punto di ancoraggio è che prende in considerazione è quello che si trova al centro della composizione ora facciamo un altro esempio andiamo a prendere il, il nostro, la nostra ellisse e andiamo ad aggiungere un'altra proprietà di ripetitore 1 ovviamente non selezioniamo nulla andiamo sul nostro menu e clicchiamo ripetitore ora il ripetitore 2 che si è andato ad aggiungere sotto tutto sarà andato a duplicare tutto quello che c'è sopra e in questo caso è andato a duplicare anche il risultato ottenuto tra la stella e il ripetitore 1 e infatti vediamo che ora le stelle sono il, tre volte il duplicato del ripetitore 1 bene innanzitutto vogliamo che il ripetitore, il ripetitore 2 interagisca solamente sulla ellisse quindi lo portiamo sotto l'ellisse e per fare in modo che non vada a interagire anche con il risultato della prima forma stella con ripetitore 1 prenderò adesso l'ellissa e il ripetitore e le andrò a inserire all'interno di un gruppo con il CTRL G e lo vado a rinominare Elisse. Ora, come potete vedere, una volta inserito all'interno di un gruppo, il ripetitore 2 non influenzerà quello che c'è. Sopra, per cui non andrà a influenzare tutte le stelle che si trovano esattamente sopra di esso. Bene, anche in questo caso, nel momento in cui io creo un gruppo con una forma e il ripetitore, il punto di ancoraggio sarà sempre il centro della composizione. Facciamo subito una prova, entriamo dentro l'ellisse, apriamo il ripetitore, andiamo a modificare la posizione, quindi portiamo tutte tutte le nostre ellisse sotto l'originale e se andiamo a modificare la proprietà di rotazione vedete che aumentiamo magari delle copie ok così e vedete ora che la, tutte le nostre ellisse ruotano attorno al punto di ancoraggio che è il centro della nostra composizione perfetto ma se io volessi che questa proprietà del ripetitore interagisse basandomi sul punto di ancoraggio della forma stessa, l'unico modo che io ho per fare questo è andare a inserire all'interno del gruppo della forma direttamente la proprietà. E quindi ci rimane il rettangolo, questa volta seleziono il rettangolo e una volta selezionato gli inserisco al suo interno il ripetitore. Ora la prima cosa che notate è che il... Il tracciato che vediamo è costituito anche da un piccolo punto di ancoraggio al suo centro. Ora possiamo aprire il ripetitore e le sue proprietà, possiamo andare ad aggiungere un numero di, quadra, di cubi, possiamo magari andare a modificare la distanza in questo caso in questo modo. Ok. E ora se decido di andare a creare una rotazione, noterete che la rotazione avverrà sul punto di ancoraggio della forma. Per cui siccome che il ripetitore interagisce sulle copie, la rotazione sarà la rotazione di ogni singola copia e i gradi saranno esattamente i gradi della rotazione che avrà una, una copia rispetto alla sua precedente. E ve lo faccio vedere. Se adesso io vado a ruotare, vedete che ogni, che ogni copia ruota e i gradi sono esattamente differenti tra loro, perché ogni copia ruota di 43 gradi confronto la sua precedente. Per cui andando a modificare questo parametro ci rendiamo conto dell'importanza di avere il punto di ancoraggio all'interno della singola forma e quindi dobbiamo inserire la proprietà del ripetitore all'interno della forma oppure se vogliamo che le proprietà di trasformazione interagiscano con il centro della nostra composizione possiamo mantenere questa proprietà sotto la forma stessa oppure le possiamo raggruppare come abbiamo fatto con la nostra ellisse bene ragazzi per quello che riguarda eh, il ripetitore ci fermiamo qua e ci vediamo direttamente alla prossima per vedere le ultime proprietà che mancano. Per cui ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!